Buonasera dalla Casa dell'Energia, nuova puntata di Nero su Bianco. Questa sera parleremo di un tema del quale si è anche parlato anche a livello nazionale, cioè i cosiddetti pagamenti elettronici sempre più diffusi da una parte e dall'altra invece chi vuole ancora utilizzare i contanti come strumento di pagamento e si abitua malvolentieri all'utilizzo non solo delle carte di credito, ma oggi quando si parla di pagamenti elettronici e pagamenti digitali dobbiamo anche racchiudere magari il pagamento via app o addirittura ancora pagamenti più avveniristici, no, che si stanno sviluppando. In questi giorni sono sparite, no, le ipotesi di sanzioni per i commercianti che sono le categorie che magari sembrano più restie per i costi di queste transazioni digitali, appunto ad abbracciare, ecco, magari pagamenti digitali anche per le cifre minori, che poi è di quello soprattutto che si parla. Io saluto Fabio Mori, direttore buonasera della Casa Energia, buonasera. Buonasera. E poi arrivo subito da te, sì, presento subito i nostri ospiti, sentiremo anche come la vedono i consumatori, c'è il presidente Federconsumatori di Arezzo, Pietro Ferrari, buonasera. E poi il punto di vista bancario che ci aiuterà a capire proprio anche come funzionano questi pagamenti, anche a sfatare forse qualche mito, Giovanni Bonacci, che è il coordinatore commerciale macro area di Toscana e Umbria di UbiBanca, buonasera. Poi un commerciante in questo caso che chissà, tu le strusci le carte abbastanza o no? Io sì. Strusci? No. E poi Valeria Alvisi, vice direttore di Confesercenti di Arezzo, buonasera. Salve. Quindi abbiamo rappresentato un po' tutti. Io e te diciamo che le carte le usiamo tantissimo. Mi dicevi tu neanche tantissimo. Io ne ho 7-8, insomma. No, dicevo per quanto riguarda questo argomento, credo sia caro a quello che poi è la seconda accezione di questo logo, che è quello dell'Urban Center. Quindi l'Urban Center dà un servizio, in questo caso ai cittadini, in questo caso anche ai nostri telespettatori, per quanto riguarda i cambiamenti che avvengono all'interno del nostro Stato, ma anche quindi della nostra Unione. Ecco, io vedo questa parte, diciamo, del limite dei contanti come una naturale evoluzione. Molte volte all'estero, quando diciamo, mi reco anche in paesi europei stessi, del nord Europa, eccetera, i pagamenti online sono all'ordine del giorno anche per piccolissimi importi e anche, diciamo, oltreoceano un po' la stessa cosa, diciamo. Quindi io credo che questa, come dire, transizione digitale debba un po' anche prendere l'Italia e prendere anche la nostra cultura. Io credo sia un'importante leva anche contro, potremmo dire, anche contro l'evasione. Che l'Italia, diciamo, si vede affetta da questo male in maniera copiosa. Ecco, la mia generazione, un po' la nostra generazione è abituata a pagare online, siamo abituati a pagare con le app, però questo fa scattare anche altri problemi, cioè problemi di tracciabilità, problemi di privacy, perché ovviamente noi sappiamo che la privacy sulle transazioni e tutto il regime informatico è stato normato adesso dalla normativa 679 del 2016, che è poi il GDPR sulla privacy, che ovviamente si occupa anche della tracciabilità dei flussi finanziari. Come dire, ci sono aspetti sicuramente positivi, tangibili, ma anche ovviamente magari nel commercio al minuto e su alcune categorie di commercianti questo potrebbe rappresentare magari una fase iniziale di disvalore. Magari i nostri esperti sicuramente lo chiariranno meglio. Grazie a Fabio Mori, alle prossime occasioni. Chiedo subito a Giovanni Bonacci, quali sono questi sistemi di pagamento digitali? Allora, intanto con il termine sistemi di pagamento elettronico si intende tutta una galassia di operatività che intende sostituire il trasferimento del valore monetario attraverso meccanismi elettronici o digitali. Per limitarsi alle transazioni, diciamo, del mercato del consumatore, la distinzione al di fuori del contante si concentra sugli assegni, in larga parte ormai in dismissione, anche quelli elettronici, i classici bonifici, addebiti diretti, le carte di debito o di credito declinate in varie tipologie. La moneta elettronica si assiste di recente ad un proliferare di cosiddetti borsellini elettronici o e-wallet, di norma tutti chiamati con la parola Pay alla fine, quindi da Google a Nexi a Samsung a Apple. Questi stanno emergendo perché funzionano da
aggregatori in sostanza si sostituiscono al doversi portare dietro le varie plastiche o vari sistemi che uno poteva avere in tasca, spostando il pagamento sul device mobile, di norma sul telefonino che ormai tutti abbiamo in tasca. Questa è la principale cosa. Ci sono poi altri sistemi di trasferimento elettronico minori o legati a situazioni particolari, tipo il money transfer. Lasciamo perdere i discorsi sulle criptovalute che forse esulano dalla giornata di oggi. Consumatori, ecco, come la vedono e quali sono i vantaggi o quali sono le preoccupazioni se il contante dovesse essere sempre di più limitato proprio dal punto di vista dei consumatori? Ma i consumatori la vedono bene, nel senso che questa iniziativa di sostituire al contante il pagamento con carta elettronica è una naturale evoluzione dei sistemi di rapporto e di pagamento di tutto, dagli acquisti al pagamento delle utenze e quant'altro. Il problema è un problema reale perché indubbiamente bisogna stare attenti. D'altronde, vede, il consumatore che non ha un elemento certo di tracciabilità è più vulnerabile di tracciabilità del pagamento, è più vulnerabile nel momento in cui dovesse esserci contestazione del tipo di acquisto o di tipo di transazione che è stata fatta, perché indubbiamente non c'è una tracciabilità effettiva che in qualche modo poi pone da ostacolo anche da un'eventuale contestazione. Quindi per noi la questione è una questione positiva. Non c'è dubbio che dietro questa positività che noi esprimiamo si nascondono eventualmente anche altre questioni che vanno maggiormente approfondite. La questione che veniva detto prima sulla privacy è una cosa molto, molto, molto seria. E poi c'è una questione che riguarda certamente anche i commercianti, perché indubbiamente bisogna che su questa roba non ci sia, come dire, un vantaggio, o che si tradurrebbe in uno svantaggio, in un pagamento di commissioni eccessive che indubbiamente andrebbero a ricadere poi indubbiamente solo su chi poi queste transazioni le prende, quindi sul commercio. Quindi va aggiustato queste cose. Aggiustate queste cose, non c'è dubbio che poi questa è un'evoluzione che noi vediamo in maniera positiva. E d'altronde non è che ci sia un'obbligatorietà, c'è un'incentivazione a questi sistemi di pagamento. Non è che è abolita la moneta. È abolita la moneta nell'ambito per pagamenti al di sopra dei 1.000 euro, ma al di sotto di questa cifra ognuno può utilizzare anche la moneta cartacea. Non c'è dubbio che però, io credo, faccia bene il governo, chi l'ha pensato, a incentivare ovviamente l'utilizzo della moneta elettronica, proprio per questo discorso di tracciabilità che in qualche modo è un elemento importante anche per la lotta all'evasione. Ecco, il mondo di commercianti, in questo caso rappresentato da Confesercenti, ha fatto resistenza un po', o era solo sulle sanzioni e siete in via generale anche voi d'accordo comunque su un'incentivazione di questi pagamenti elettronici? Ma diciamo che in via generale siamo molto contenti del fatto che siano state eliminate le sanzioni che erano previste per chi non accettava il pagamento elettronico. Erano 30 euro più il 4% del transatto, insomma dell'importo, quindi insomma erano anche sanzioni importanti. Il fatto che non siano più previste, ecco, ci ha molto rasserenato. Per il resto diciamo che la libertà di scelta sulla forma di pagamento secondo me è l'elemento fondamentale, nel senso che non siamo non abbiamo un'opinione positiva in generale di tutte quelle misure che sono volte a rendere obbligatorio, no, un qualcosa per il commerciante che poi vive mille situazioni diverse, per cui abbiamo il bar, abbiamo il piccolo negozio, abbiamo la media distribuzione, ci sono situazioni
di vario genere, sia all'interno del commercio ma poi anche nel territorio italiano, no? Quindi l'associazione comunque ha sempre voluto come dire, sostenere la necessità di una decisione libera del commerciante di gestirsi le forme di pagamento come meglio crede. Naturalmente la diffusione del POS e del pagamento elettronico credo che sia ormai un fatto così tanto diffuso che insomma non ci si sta neanche a discutere. Io guardavo i dati tra l'altro di uno studio che abbiamo fatto, che sono stati elaborati dai dati di Banca d'Italia, dal 2012 al 2018, per capirsi, si è visto un incremento del 112% del numero dei posti in Italia, quindi non è che non c'è stata da parte anche del commercio, insomma, no, della categoria, un ampliamento dell'utilizzo. Si sta parlando di più di 3 milioni di POS attivi. C'è stato un incremento del volume delle transazioni del 57% in 6 anni, quindi si transa sui 33 miliardi di euro e sono aumentati di 12 miliardi negli ultimi 6 anni. Purtroppo vediamo, secondo noi, che, ma come era prevedibile, che questa diffusione della forma di pagamento elettronica poi non è che si traduce automaticamente in un aumento del gettito derivante, diciamo, in merito alla lotta all'evasione fiscale. No? Non passa da lì, secondo noi, poi alla fine la sostanza del problema. È normale, diciamo, nel 2020 ormai pagare con le carte. È normale accettarle, di fondo pensiamo che non debba essere reso obbligatorio o comunque sanzionabile la scelta diversa del commerciante che volesse fare diversamente. Insomma. Ecco, perché poi, poi c'è un problema di fondo, sì, anche, che è quello del costo, cioè nel senso che il commercio poi alla fine è molto contento anche di utilizzare la carta anche per tutti i problemi legati all'utilizzo del contante, no? La sicurezza, eccetera. Però i costi poi alla fine chi li sostiene? Ecco, li sostiene questo, sempre il commercio. E questo che poi alla fine è chiaro che magari si arriverà un giorno, no? Magari qualcuno già lo fa, soprattutto gli stranieri che vengono in Italia, magari vogliono pagare anche il caffè con la carta, no? Però sappiamo che... Sì, sì, ma se non ci fossero le commissioni bancarie, penso che si avrebbe una diffusione dei POS al 100%. Ecco, il problema è la commissione che si paga, quindi... Allora, sentiamo Piero Franchini, che appunto in questo caso più che opinionista nella veste di negoziante, storico commerciante aretino, tu gli accetti di buon grado i pagamenti elettronici, se no perché? Ma io l'ho sempre accettato, quindi da quando, diciamo, i POS sono venuti fuori, io vengo ormai da 50 e passi anni di attività, quindi conosco bene tutto questo mondo, quindi ecco. E quello che a me mi fa imbestialire è che questa cosa sia stata spesa come una guerra all'evasione fiscale. Io l'evasione fiscale, io vi dico che c'è sempre stata, ma mai come ora. Quindi secondo il mio punto di vista questo arroccarsi dietro a questo discorso dell'evasione fiscale non fa altro che cercare di far vociferare i nostri governanti di tutti i partiti senza metterne uno da parte, e che solo per così, per il loro proprio comodo, diciamo, cercano di inventarsi cose per poter poi rubare loro, proprio rubare, perché tutti i giorni li vediamo, quindi sì che lo vediamo, quindi tutti i giorni ci sono scandali, basta vedere l'ultimo, il Mose, abbiamo scoperto che Venezia è stata allagata perché lì si erano fatti fuori circa 2 miliardi, quindi è così che... Allora, il discorso è questo, secondo il mio punto di vista questa è una cosa normalissima, perché io l'accetto tranquillamente e bene. È chiaro che questa tassa che paghiamo, perché io la chiamo tassa perché chiaramente non è altro che quella, diventa una tassa notevole nel rapporto, diciamo, con le banche o con gli istituti di carta di credito. È chiaro che questo è inutile stare a dire, io lo dico al mio buon amico Pietro, va a ricadere sul consumatore, perché è chiaro, perché qui nessuno ci vuole rimettere. E quindi è da tanto che noi cerchiamo di trattare, anche come associazione della quale faccio parte, quindi per cercare di avere delle condizioni, diciamo, valide, migliori. Io ho assistito proprio giorni fa in una banca, senza fare il nome, dove una persona era andata lì perché gli avevano telefonato a casa perché era in rosso,
E questa protestava perché diceva: ma io non ho adoperato la carta. Eh sì, ma lei deve pagare, cioè, c'aveva della carta, ciò che deve pagare come carta, come tenuta di conto. E quindi e questa insisteva, e chiaramente quello gli ha detto: guardi signora, quando lei ha firmato doveva leggere le cosine, è chiaro, dove sappiamo dopo come va a finire, no? Queste cosine. Quindi, ecco, per dire. Quindi, ecco, secondo il mio punto di vista, ma anche per le banche parlo, perché sennò è chiaro che la criptovaluta non piace a nessuno, si sa che, però, come vediamo, stanno prendendo campo appunto questi grossi colossi che non c'entravano niente con la banca, no? Come Google, come Amazon, come eccetera. E perché? Perché questi entreranno sempre di più nel mercato, perché possono, diciamo, perché bisognerebbe che le banche si mettessero, qualcuno l'ha fatta, a vendere anche i prodotti, magari, no? Prodotti anche alimentari, perché Amazon vende di tutto, quindi quella, anche se nel, diciamo, il rapporto del trasporto dei denaro ci rimette, chiaramente Anton poggio buco a papiano, come si dice Arezzo, e quindi anche per le banche, secondo il mio punto di vista, e qui ci va fatta un'attenzione a che tutto venga fatto in modo diciamo trasparente, tranquillo, e proprio per combattere quell'evasione fiscale. Noi abbiamo visto, per dire, che quando si trasportava la merce ci voleva la famosa bolla di accompagnamento. Oggi il DTT, io ho avuto esperienze con un'azienda che siccome vedevo passare questi camion la notte, e dico: ma come mai questi camion passano la notte? È perché di giorno, si porta il DTT, ce lo controllano, e quindi poi dopo, quando ce l'hanno controllato, è effettivo. Invece quando si arriva nel posto, il DTT, se fosse carta più morbida, si potrebbe farci un'altra faccenda. Ecco, questa è l'evasione fiscale, e non è poi l'evasione. Quindi ecco, cioè, il discorso è questo. Insomma, quello che volevo dire io è che ci sono delle cose che andrebbero bene se fossero fatte da gente che noi abbiamo visto, specialmente negli ultimi tempi, come ci stanno governando, come sta andando l'economia di tutto, come sta andando l'Italia. Crolla tutto, i ponti, le strade, le cose. Quindi ecco, c'è da fidarsi di questi che ti dicono che bisogna fare così, che poi dopo magari ci va un altro e dice: no, non si fa più così. Ecco, quindi voglio dire. Allora, il sentiamo, commerciante, sì, chi adopera le carte, ha bisogno di sicurezza soprattutto, e ha bisogno per poter lavorare tranquillamente, e non prevedere che alla fine dell'anno chiuderanno forse 200-300.000 aziende. Perché? Perché onestamente ci sono troppe trappole e che ormai non fanno più lavorare tranquillamente. Pietro Ferrer? Sì, Io voglio dire questo, non sono molto d'accordo con il mio amico Pietro, tanto per dirsela, col mio omonimo. Allora, partiamo da questo presupposto. Il benaltrismo non va bene, nel senso che è altra l'evasione fiscale. L'evasione fiscale è tutta, dal piccolo evasore al grande evasore. E quindi, da questo punto di vista, bisogna prenderne atto e fare una battaglia. Quello grosso non sono capace di combattere. Sì, però se si fa un ragionamento di benaltrismo, non è questo dove si deve andare a pescare, perché c'è ben altra evasione, si ritorna, cioè, al punto di partenza. Io so solo una cosa, che il più grande contribuente italiano, è il lavoratore dipendente e pensionato. Questo sicuro. Perché? Ha la ritenuta alla fonte, ha il sostituto d'imposta, gli prendono i soldi e li investono lo Stato. Lì evasione non ce n'è. Il consumatore è soggetto che è in qualche modo sollecitato a favorire l'evasione, perché il consumatore, ce ne vengono tanti a dirci: ma se io facessi sta cosa potrei avere questo sconto? E noi diciamo di no, perché il pagamento deve essere tracciato. Fai un bonifico bancario o paghi con gli strumenti elettronici, perché c'è la tracciabilità di ciò che hai acquistato e di ciò che hai pagato. Nel caso di contenzioso possiamo dimostrare
bene le cose che dobbiamo contestare. Questo è il ragionamento. Facciamo un altro tipo di ragionamento, e lì ci può essere davvero un'alleanza vera fra consumatori e commercianti e venditori, perché è vero una cosa, su questo sono d'accordo con Pietro, che se non stiamo attenti, poi i costi ricadono davvero tutti sul consumatore. Perché il consumatore, quando va a prendere il POS in banca, paga le commissioni che la banca gli chiede per attivare questo tipo di strumento. Poi, se non c'è davvero un impegno del governo, e qui bisogna spingere nei confronti del governo perché si faccia un accordo con le banche, perché questa roba non sia cara, non sia posta a carico dei commercianti, e qui bisogna trovare un meccanismo nel quale probabilmente gli incentivi per chi utilizza questa carta debbano essere forse equamente ripartiti, perché giustamente le banche per dare un servizio vorranno una sua commissione, non deve essere esosa, e lì bisogna pigiare, e poi se c'è un meccanismo di incentivo, se è un meccanismo di incentivo che si ripartisce. Ma qui bisogna fare la battaglia, perché sennò davvero ricade tutto sul consumatore, perché il commerciante che dice, se io devo pagare una commissione alla banca, è chiaro che io quella commissione la dirotto, no? E quindi, se siamo d'accordo su sta roba, allora, dopo ne riparliamo, c'è la pubblicità e poi torniamo subito. E eccoci tornati alla Casa dell'Energia, stiamo parlando, diciamo, di questa, non dico guerra, ma insomma questo scontro, no, tra mondo digitale, che tale non dovrebbe essere, e pagamenti digitali e contanti. Volevo chiedere a Giovanni Bonacci, oltre alle carte, prima già si accennava, no, quali sono gli altri sistemi che si stanno diffondendo? Allora, di recente si assiste a un proliferare di pagamenti via app, che accennavi anche tu. Intanto distinguiamo le app bancarie, che sono quelle che ognuno di noi correntista ormai dovrebbe in qualche maniera dominare per fare le operazioni che spesso si facevano, anzi quasi sempre si andavano a fare allo sportello, magari perdendo qualche ora del nostro tempo. In questo anche UbiBank ha investito molto, rilascia continuamente aggiornamenti della propria app bancaria, senza comunque dimenticare la grande attività di ristrutturazione delle filiali, che porta anche a rivedere persino il layout, invogliando chi si presenta in filiale ad operare attraverso delle postazioni digitali, mai comunque il consumatore lasciato da solo, ma sempre assistito da delle persone appositamente preparate. Dicevo invece delle altre forme di pagamento, queste interessano più i commercianti, perché ci sono delle piattaforme soprattutto legate ai micropagamenti. Parlo, qualcuno di voi avrà sentito parlare dei micropayment di Poste, cito la startup tutta italiana Satispay, che sta introducendo delle novità in questo senso, si basa tutto su microdepositi prelevati dal proprio conto e portati sul cosiddetto monte moneta che è detenuto da Satispay. Le due parti devono entrambe essere, come si dice, insomma, comunicanti, quindi il trasferimento avviene in questo termine. Anche altre entità, magari meno conosciute ma comunque importanti, la società Autostrade ha sfornato Telepass Pay, che opera principalmente nel settore della mobilità e della sosta, ma anche per i taxi. Sono tutte queste attività che detengono proprio la importanza di promuovere i micropagamenti. Dicevamo poi degli aggregatori, li citavo prima, i vari Google Pay, Samsung, Nexi, TIM, insomma anche le compagnie telefoniche, Apple stessa, ne escono in continuazione. Questi sono dei facilitatori di pagamento. Al commerciante sarà già capitato di vedersi avvicinare il telefono al POS o magari l'orologio quando si ha a che fare con uno smartwatch. E la transazione avviene in questo modo. C'è una novità piuttosto recente, l'entrata in vigore da appena poco più di 2 mesi della fase finale della PSD2.
questa sì che apre scenari assolutamente innovativi e ancora al di là della stessa, della portata stessa del mondo bancario e del sistema di pagamento in generale, perché non sappiamo dove i player andranno poi a muoversi, che sono quelle dell'open banking attraverso l'apertura delle cosiddette API, che non sono gli insetti ovviamente, le API bancarie alle terze parti. Quindi ci troveremo a che fare con parti che forniranno, se chiaramente l'utente è d'accordo e acconsente, sia a fornire informazioni del proprio conto bancario, fornendo persino le proprie abitudini di spesa o aggregando conti da diverse banche, sia fornendo la possibilità di prelevare direttamente dal proprio conto, quindi in quel caso il commerciante potrà attingere direttamente al conto del cliente saltando completamente tutta una intera fase, ripeto, sempre se entrambe le parti sono omologate e sono collegate a questo sistema. Un'ultima parte che è quella dei cash issuing service provider, che si limiteranno a dare l'assenso o meno a una transazione. Questo in realtà è un'attività che già esiste, che si utilizza già con le carte di debito. Sono quei fornitori di servizi che restituiscono l'assenso alla transazione se il consumatore è solvibile o comunque ha disponibilità nel proprio conto. Sì, alcuni credo anche Satispay, ma ci sono anche altri sistemi che hanno anche una premialità, no, per il consumatore, il cosiddetto cashback, no? Che utilizzando un determinato strumento c'è un rientro, diciamo, di una percentuale di quanto speso. Sì, quelle sono forme di incentivazione al pari dei programmi di loyalty di alcune carte, quindi il consumatore è invogliato a spendere perché sa che se spende o in generale o in particolari negozi si trova con meccanismi premiali. Quello è un sistema, se vogliamo, molto di marketing, però sprona il consumo, certo. Chiaramente è utile anche... Arriveremo anche al contrario, come oggi, no? Quelli più neanche più arditi, perché penso sia abbastanza diffuso, no? Come si autorizza un bonifico con il controllo facciale, si arriverà anche a questo magari un giorno in un negozio. Sì, la strada sarà quella, vediamo come si muoveranno anche i grandi player, perché ad esempio io citavo prima le API bancarie, probabilmente colossi tipo Facebook si muoveranno in quella direzione. Ecco. Allora, prima c'era Valerio Albisi che scuoteva un po' il capo quando Pietro Ferraghi diceva dell'evasione, no? Attenzione, perché alla fine non c'è un evasore unico, no? Ma l'evasione è diffusa, perché credo che quello che voleva dire appunto il Presidente, è chiaro che se un negoziante, no, rifiuta per un qualche motivo la transazione elettronica, chi ci dice che perché magari non fa lo scontrino e quindi fa evasione, insomma, se non sì. È tracciabile. Sì, io scuotevo il capo in due occasioni, sia sull'individuare nella categoria, purtroppo sempre ormai questa è un'abitudine che non si riesce a eliminare, nell'individuare nella categoria degli autonomi il luogo unico dell'evasione in Italia. Poi sappiamo bene che, voglio dire, il mondo dei dipendenti, è vero che sulla busta paga io dipendente pago le tasse, ma sappiamo anche bene che se faccio il secondo lavoro al nero le tasse non ce le pago, per esempio, o tutti quelli che appunto... Sì, c'è sempre uno che lavora al nero e uno che propone il lavoro al nero, quindi... Sì, relativamente... Capiamoci su questo, Sì, sì, per carità. Ci sono anche, comunque, ora al di là di questo, però quello che su cui ero perplessa era anche la questione, mi riaggancio anche a quello che diceva Piero, non è detto che i maggiori costi ricadano sul consumatore. Noi vediamo purtroppo che ci sono tantissimi casi di aumento di imposte o di altre, diciamo, sì, di imposte di vario genere, che il commerciante, pur di non aumentare i prezzi, se le assorbe da solo, cioè nel senso che vediamo che i prezzi sono ormai, siamo in stagnazione da tanti anni, no? Quindi c'è un incremento, in alcuni settori c'è addirittura un calo dei prezzi, ma
In generale comunque si parla di percentuali bassissime di incremento dei prezzi. Questo che significa che comunque il commercio, con una crisi dei consumi e con un incremento dello 0,4, leggevo, dei consumi in Italia, non ci tiene il commerciante a ribaltare i propri costi sul cliente, perché comunque il cliente è prezioso, i consumi sono sempre più in difficoltà. E non è affatto detto che ci sia questo automatismo. Ci potrà essere, perché, come diceva giustamente Piero, poi alla fine nessuno vorrebbe perderci niente, però non è affatto detto che poi questo ricada automaticamente sul consumatore. Io presumo anche che ci sia una bella fetta invece di mancato guadagno da parte dei commercianti. Quindi ecco, in realtà erano un po' queste le questioni. Poi io, sì, se è possibile, volevo dire cosa che, cioè, probabilmente io, diciamo, che ho spiegato in modo, diciamo, un po', come dire, forte ciò che normalmente avviene, no, perché normalmente avviene, cioè nel senso, il fatto, per dire, che questi costi, perché ormai le attività, per una tassazione esosa come oggi sta succedendo e per una serie di cose che sono dovute a tutto ciò che cioè l'attività ha bisogno, vedi l'energia elettrica, vedi l'acqua, vedi, noi vediamo che i costi effettivi sono il 30% di quello che poi avviene come tassazione, come invio di quello, invio di quell'altro, il trasporto dell'energia, e tutto ciò che è detto. E quindi certe volte l'evasione, anche se ci fosse, in certi casi uno se no non ce la fa più, perché chiaramente succede che il commerciante o l'artigiano non hanno la cassa integrazione, perché una volta che questi tirano giù la saracina e chiudono e vanno a casa, e quindi e ce ne sono, perché ricordo che dall'inizio dell'anno le aziende artigiane ne ha chiuse 166.000. Questo è ciò che ha detto la CGA di Mestre ora pochi giorni fa. E quindi sembra che sia previsto, per quanto riguarda il mondo del commercio, una specie di prenotazione, diciamo, a fine anno, di circa 300.000 attività. Quindi questo che vuol dire? Vuol dire che qui il problema non è quello di dire io ti combatto, perché qui è il problema di dire come fare a risollevare, togliendo la tassazione, ben venga che si noti tutto, però dopo deve essere notato tutto anche su ciò che avviene nelle varie amministrazioni, nei vari comuni, nelle varie regioni, nelle varie. E questo nessuno protesta. Anche il sindacato e anche i consumatori, certe volte di solito sono di più a scagliarsi contro l'artigiano e contro il commerciante. E questo che è quello che è brutto. Ma vuol dire, ognuno di noi dovrebbe, come giustamente ha detto Pietro prima, ognuno di noi, sì, ma leghiamo insieme, leghiamo tutti insieme e facciamo veramente, perché io mi ricordo, vengo da una data un po' vecchia, io mi ricordo quando noi nel 68 i movimenti operai che si facevano, si facevano sul serio, e il sindacato funzionava in modo serio. Oggi purtroppo tocca, anche dovuto al fatto che tocca trovare accordi, tocca trovare sempre scamotage, eccetera, però diciamo che chi ci perde è sempre il consumatore, che poi è anche il commerciante che è consumatore, perché a sua volta va a comprare le cose anche lui, né, che vuol dire gliele regalano. Quindi ecco, quello che io volevo dire è che l'evasione, se va combattuta, va combattuta soprattutto ad alti livelli. Poi è chiaro che, ma se si colpisce già ad alti livelli, perché se comincia a dire che la roba non si trova più al nero, oppure, cioè, vuol dire, cioè, praticamente parecchio diminuirebbe, poi dopo va combattuta quell'evasione, che io la chiamo evasione o ruberia, come si chiama? Quella che si trova nei vari enti, nei vari uffici, queste vanno combattute, perché noi vediamo, se noi leggiamo i giornali, tutti i giorni ce n'è una, in ogni regione, in ogni comune, e scandali ce ne sono a bizzeffe. Quindi, ecco, secondo il mio punto di vista, io, Dio ce ne scampi e liberi, ripeto, faccio il commerciante da tantissimi anni e per fortuna non ho mai avuto problemi
a livello, diciamo, fiscale. Quindi ecco, perché io le mie tasse le ho pagate, quindi ho fatto sempre del mio meglio. Però dico che onestamente la classe degli artigiani, del piccolo commercio, sono sempre stati trattati, e poi dopo è chiaro che la grande distribuzione è sempre stata facilitata. Perché? Perché è chiaro, lì le tassazioni forfettarie, le varie IVE, di quelle che volatili, come si chiamano, quindi, ecco. E quindi, voglio dire, mentre il piccolo, diciamo, è da considerarsi, secondo me, un lavoratore uguale a quello che va a lavorare in fabbrica e che cerca di vivere, e quello bisognerebbe cercare di creargli tutte quelle cose che ha anche il lavoratore dipendente, che giustamente le deve avere. E quindi ecco, mentre invece, diciamo, il commerciante e l'artigiano è sotto la luna. Se succede che gli viene una malattia, se la piglia, e se succede che viene, e nessuno gli dà niente. Quindi ecco, per questo che certe volte magari è spinto a cercare di mettersi due soldini da parte, perché sono necessari per quando c'è il bisogno, che magari, ecco. Allora, volevo sapere, ecco, da Giovanni Bonacci, dei numeri se ci sono, no? Anche nel nostro territorio, questi pagamenti elettronici dal vostro osservatorio, quanto sono utilizzati? Allora, l'Italia, ma cosa che è già stata detta, soffre ancora di un gap culturale che vede prevalere indubbiamente ancora il pagamento con i contanti. Le ultime stime parlano di, a livello medio italiano, parlo di un 15% di ricorso al pagamento elettronico, 85% ancora effettuato presso esercizi fisici mediante contante. La crescita della moneta elettronica è comunque tangibile. Valerio Alvisi ha citato dati pluriennali, il dato ultimo disponibile sul 2018 comunque vede una crescita del 6,8% rispetto all'anno prima, anche per una pressione governativa che indubbiamente esiste. Il valore medio, questo è un dato assolutamente importante, dell'acquisto è calato, perché dopo molti anni che oscillava fra gli 80 e 75 euro siamo scesi a 63 euro. Questo è un dato assolutamente importante, perché poi comporta a cascata un abbassamento del costo commissionale. Numeri alla mano, sono presenti circa 15 milioni di carte di credito in Italia contro 57 milioni di carte di debito, non solo le famose carte bancomat, che nella mentalità comune rappresentano lo standard, ma ci sono altri tipi di carte di debito. Di fatto sono quasi una testa, anzi una testa per ogni italiano, neonati compresi. Nell'insieme si assiste a un crollo verticale dell'uso degli assegni, le statistiche parlano negli ultimi 14 anni di quasi il 70% di assegni in meno. Ormai credo che sia difficile anche andare a trovarli nel cassetto, parlavo prima proprio di questa singolarità. Le transazioni pro capite, si parla di a livello italiano 67 spiccioli transazioni effettuate con carta in Italia, purtroppo si assiste a un divario tra nord e sud che anche in questo persiste. Se in Italia in media un italiano fa una transazione con carta ogni 5 giorni, si scende a livelli di 15 giorni o 16 giorni nel sud d'Italia. C'è un dato interessante, questo può servire anche come spunto locale, perché la Toscana è assolutamente virtuosa ed è in testa ai pagamenti con oltre 105 operazioni l'anno pro capite, che sono un numero assolutamente rilevante. Il dato si rovescia se, anziché pensare a transazioni pro capite, utilizziamo il rapporto che Banca Italia utilizza per rapportare chi, pur avendo a disposizione una carta di pagamento, va comunque a prelevare
al bancomat e magari con quelli paga. In questo caso il rapporto si rovescia, chiaramente al sud quasi l'80% delle persone sceglie comunque di prelevare pur avendo una carta di pagamento. Nel centro Italia, ancora la Toscana fa da battistrada, sì. Siamo intorno al 40% di questo rapporto che si chiama cash card ratio, che identifica proprio questa singolarità. Allora, la pubblicità e poi parleremo anche di costi tra un attimo. Bentornati, siamo arrivati quasi alle conclusioni di questa trasmissione dalla Casa dell'Energia, stiamo parlando di pagamenti elettronici, di contanti. Sulle condizioni, chiedo a Federconsumatori, avete qualcosa da dire sulle condizioni delle carte di credito o di debito? C'è qualcosa che non va o va tutto bene? No, l'abbiamo già detto, l'osservazione principale che abbiamo fatto è questa, cioè non è tanto la lotta all'uso della carta di credito, intanto diciamo questa libertà di utilizzare il contante e la carta di credito è ancora garantita, cioè non c'è una coercizione per cui se uno utilizza la carta, è stato tolto anche il discorso delle sanzioni a carico di chi non vuol mettere il POS all'interno della propria attività, quindi non è questo il ragionamento. La carta di credito, come ho detto, va incentivata. Il problema è trovare un equilibrio fra l'utilizzo della cassa di credito, le commissioni che debbano essere corrisposte e quindi gli incentivi ed eventualmente la situazione premiale che viene in qualche modo studiata da parte del governo per chi utilizza questo tipo di incentivo deve essere una soluzione premiale che è equamente distribuita, perché non ci sia un ricarico a carico del commerciante, perché questo ricarico a carico del commerciante attraverso l'aumento delle commissioni che deve pagare alle banche per l'utilizzo del POS, io ho il timore che alla fine vada a ricadere sulle spalle dei consumatori. E quindi ci deve essere per forza una santa alleanza che ci permetta di spingere nei confronti del governo e anche nei confronti del sistema bancario perché si trovi un equo equilibrio tra chi fa un servizio e deve giustamente avere le commissioni da quel servizio che fa, ma che quelle commissioni siano eque, siano oggettivamente non esose, e se c'è un meccanismo con il quale si deve premiare chi utilizza il POS e chi riceve il POS per il pagamento, se ci sono degli incentivi, ci siano incentivi che siano equamente divisi. Allora, solo così costi, possiamo fare. Si possono quantificare in media, ovviamente, poi sentiamo che cosa ci dicono loro. Dal punto di vista bancario? Certo che si possono quantificare, perché intanto c'è una poca consapevolezza sul costo del contante, perché sembra che contante non costi, ma in realtà costa e come, perché se si pensa che a livello europeo l'Europa spende ogni anno lo 0,46% del suo PIL, si va a ragionare su cifre enormi. L'Italia addirittura, che come si diceva ha un uso del contante più elevato, sale allo 0,52, che significa 10 miliardi di euro, è come se ciascuno di noi, anche qui lattanti compresi, spendesse 200 euro all'anno per la gestione del contante nella sua intera catena, che parte dalla produzione al trasporto al magazzinaggio alla detenzione ai controlli di sicurezza alle assicurazioni, tutto quanto. Sui costi, parliamo dei costi dell'operazione. Il costo dell'operazione media con il contante è di 0,33 centesimi, che sembra inferiore a quello delle carte di debito, che è 0,76, o delle carte di credito, che sale all'1,91, ma in realtà, se rapportato al valore medio, è il costo più elevato, si parla del 2%. Chiaramente le banche non hanno alcun interesse a tenere alte le commissioni sui POS, perché questo è ciò che diceva Ferrari, in quanto sono perfettamente coscienti che il commerciante ha tantissimi costi e deve in qualche maniera essere incentivato nel suo lavoro. Purtroppo si parla impropriamente di commissioni bancarie, ma le banche, quando erogano il servizio, devono sottostare a dei costi che sono industriali, non solo nelle commissioni di interscambio fra le banche, quelle sono fissate a livello europeo da una direttiva del 2015, ma soprattutto ci sono
i costi dovuti ai circuiti sovranazionali, e su quelli c'è ben poco da fare, non c'è stato che tenga, costi di circuito, più c'è quella marginalità che serve alla banca per remunerare il rischio che si assume nel fornire un POS ad un esercente, perché forse non è ben chiaro, ma un esercente insolvente, il costo dell'eventuale insolvenza poi ricade paga la banca. Esatto. Quindi ecco, abbiamo spiegato quindi perché ci sono, e quindi come Valeria Alvisi, come ne usciamo? No, e quindi credo che, come vediamo, che c'è banca e banca, no? Le commissioni non è che sono stabilite uguali per tutti, quindi chiaramente il commerciante che ha una capacità anche contrattuale riesce a col proprio istituto di credito magari anche a gestire e a abbassare in qualche caso le commissioni. Vorremmo ecco che ci fosse in questo senso la possibilità di come dire, prevedere dei tetti, o comunque diciamo la possibilità di un abbattimento comunque dei costi. Crediamo che appunto non fermo restando tutto quello che è stato detto, insomma crediamo che ci sia del margine di miglioramento. Detto questo, poi non è che il commerciante è contento di maneggiare il contante, perché comunque maneggiare il contante ha un problema di gestione, vanno versati, c'è un problema di sicurezza. Sappiamo bene che quando si chiude la sera tardi il negozio magari ci sono le commesse, o ci sono persone che comunque si trovano a gestire gli incassi della giornata. Può esserci anche appunto un problema pratico effettivo, quindi diciamo che la moneta elettronica ha una semplificazione di tutto questo enorme, no? Quindi non c'è una resistenza in questo senso da parte della categoria. Anzi, solo il livello del costo. È un problema, sì, principalmente di costo, in alcuni casi anche di gestione. Non ci dimentichiamo che poi la rete e le infrastrutture, per esempio, non sono in tutta Italia omogenee. Ad Arezzo non abbiamo per fortuna questo problema, però per esempio ci sono parti d'Italia in cui c'è anche una difficoltà di collegamento. Un'altra cosa, il transato di una giornata, quando viene accreditato, quando tu Pietro, ti chiamo Pietro anch'io, quando lo vedi poi accreditato sul conto? Ma di solito, diciamo, quelli sono anche gli accordi che, sì, che esatto, tratta con l'istituto. Però diciamo che di solito a fine mese, vedi tutto. Un giorno dopo anche. A fine mese vedi tutto. Però chiaramente la transazione avviene anche contemporaneamente, quasi, insomma, no? Il giorno dopo, per dire, no? Quindi ecco, ma io vedo che onestamente, ma non è quello non il è problema. Quello. Per esempio, se tu vendi, dico una stupidata, sì, un paio d'occhiali a 100 euro, quanto ti costa di... più o meno? Dunque, lì ci sono appunto con le varie banche, come diceva Valeria, di solito si parte da uno 0,40 a uno 0,60. Per cento, uno 0,6, uno 0,4, quindi ecco, praticamente diciamo che chiaramente i costi ci sono, perché in fondo a un anno io credo che un commerciante che gira un po' il suo lavoro è una tassa, una bella tassa, insomma, quindi ecco, praticamente ecco, diciamo che sono dei costi che incidono e incidono notevolmente, insomma, ecco. Sì, che poi dopo, tra l'altro, non è solo quello, no? Ora ad esempio con i registratori di cassa che sono, sì, anche questo è stato un costo notevole per le aziende, perché chiaramente lo Stato ti rimborsa 250 euro, comunque che ci fai con 250 euro? Che ci fa? Niente, vuol dire, nel senso, quindi ecco, e sono magari ecco, tutte quelle cose, qui ecco, io non è che qui c'è un colpevole, io scusate ma sono così, la vedo così, il colpevole sono sempre i nostri legislatori che fanno le nostre leggi, i nostri governanti, che onestamente non lo so, le leggi le fanno come l'elastico, no? A secondo di come hanno voglia di tirarla, così la tirano, ecco, e quindi è questo che è il brutto. Se invece ci fossero, ma nessuno è contrario, ma scherziamo, la sera che uno deve prendere i soldi, tenerli lì, lo sapete. Un rischio, quindi alla fine è anche un servizio. No, ma sicuramente, però ecco, deve essere, le cose devono essere fatte in modo che se le possono fare e fare bene,
Se no è chiaro che se te tutte le volte che mi fai fare una cosa e pretendi che la faccia, e lì c'ho sempre costi, sempre costi, sempre costi, io già le tasse le pago, e quindi voglio dire, nel senso, poi dopo perché mi ci devi aggiungere anche altri costi, altri costi. Comunque, altri costi. Quindi. Per i clienti non ci sono costi a transazione, no? No, non ci sono costi, a meno che il cliente, a meno che il cliente non scelga per sua volontà di pagare in maniera rateale, quello è un altro. Vabbè, quello poi si fa nel revolving, no? Che è esattamente. Comunque, ecco, volevo dire sì. Quello che diceva Franchini, un esercente che si convenziona con una banca come FAUBIBANCA, con le normali transazioni riceve i soldi il giorno dopo, sì, intendo sì, dire sì. Il giorno dopo anche con valuta, quindi l'incasso del venerdì ha valuta sabato, sì, sì. Poi magari li vede il lunedì perché la contabilizzazione avviene quello, ma avviene con valuta il giorno dopo. Sì, sì, Grazie a Pietro Ferrari, presidente di Confcommercio, a Giovanni Bonacci di UbiBanca, a Piero Franchini. Fede, cosa ha detto? Confcommercio. Boh, vedi, pensavo a Confcommercio. Certo, te l'ho fatta bella. Insomma, un po' di differenza. Presidente dei Fede Consumatori, Giovanni Bonacci di UbiBanca, Valeria Galvisi di Confesercenti e vice direttore, e Piero Franchini. Ci vediamo la prossima settimana.